tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono gasata perché oggi ho fatto la base e dopo vi dico cosa ho usato, ve lo scrivo nell'info box. Ma visto che me l'avete chiesto in un milione di persone, proviamo insieme una palette che mi sta piacendo tantissimo ultimamente, che è la Golden Roses di Mesauda. Questa me l'hanno inviata un po' di tempo fa, tra l'altro packaging bellissimo, e ho deciso di usarla con voi. Per l'occasione ho tirato fuori anche un po' di prodotti Mesauda che ho, tipo questo blush che ho comprato l'anno scorso che si chiama Naked, che è ho usato i miei amatissimi liquid concealer, quindi insomma voglio giocare un po' con i prodotti del brand. Quindi, visto che sono una beauty guru seria, metto anch'io le orecchie, mica tanto serie, comunque a me uguale, e iniziamo a provare questo gioiellino. Sono 12 shade, come vedete, un maxi specchio e abbiamo punti di colore sia matte che shimmer e anche un bellissimo duochrome. Non ho assolutamente idea di quello che farò, ho tirato fuori anche i miei pennelli Mesauda che sapete a me piacciono tanto e partiamo e vediamo dove ci porta il vento. Dunque, ho paura che My Girl, che è il colore più chiaro della palette, sia esatto su di me già un'albicocca, quindi prendo lo stesso illuminante che ho usato per il viso, che è Platinum, e vado a posizionare i miei punti luce in modo che abbiamo già la zona illuminata e non ci arriviamo poi con la sfumatura. Per l'occasione ho usato anche la pomade per sopracciglia di Mesauda. Il colore è top ed è perfetto per il mio incarnato e per il mio colore di capelli. Iniziamo a creare una prima transizione appunto con My Girl, che è questo color pesca chiarissimo, con il pennello 513, che è un blender ampio. Io ovviamente la palette l'ho già stra usata, ho voluto provarla già il primo giorno che mi è arrivata, e veramente secondo me con questa palette Mesauda ha fatto un passo avanti nei confronti delle polveri occhi, che probabilmente erano il mio prodotto. Io amo moltissimi i prodotti di Mesauda, ma gli ombretti ne avevo provati pochi e non mi avevano mai rubato il cuore. Con questa palette secondo me hanno fatto passi da giganti, perché la qualità è eccellente, il payoff fantastico, i matte sono setosi, i metallici super metallici, e quindi insomma ho detto usiamola insieme. Questo è mezzo tono più scuro del mio colore di pelle, ma mi aiuterà poi a sfumare gli ombretti dopo. Prima di continuare nella piega, andiamo con Saga, che è questo bellissimo marrone caldo, tra l'altro guardate il livello di pigmentazione, e uso la stessa gestuelle, poco prodotto per volta, vado nella piega, guardate già la percentuale di pigmento, ma non vi spaventate perché si sfumano molto molto facilmente, quindi posiziono il colore e sfumo sempre con un pennello pulito. Quando avete ombretti molto pigmentati, poco prodotto per volta, lo applicate dove vi serve, dopodiché pennello pulito e diffondete i bordi, in modo che non rischiate di alzarvi troppo con la sfumatura. Ho fatto la stessa cosa anche dall'altro lato, adesso c'è questo colore che si chiama Amber Queen, che mi chiama. Sì, ciao, mi chiamo Amber Queen e sono fighissimo, perciò iniziamo da lui. Pennello piatto, 515, uso direttamente lei, e andiamo a stratificarlo, anche se i metallici così metallici secondo me sono assolutamente meglio applicati con le dita, anzi senza dirlo lo faccio direttamente. Stupendo, questo colore è stupendo, wow! Non lo voglio però su tutta la palpebra, perché vedo qua un bellissimo viola e mi sa che lavoro anche con lui, quindi lo metto più o meno su due terzi dell'occhio. Bellissimo. Io amo moltissimo applicare i metallici così a trama grossa, quindi non troppo pressati con il pennello e con le dita, perché credo che col pennello, non rompendo bene la perla, non ho la stessa intensità di payoff. Ora prendo Victoria, che è uno stupendo Radiant Orchid, doppio wow, i matte comunque a base viola non svuocciano mai benissimo, sapete che io non svuoccio quasi mai gli ombretti perché credo non renda giustizia alle polveri, le polveri vanno viste sull'occhio, alcuni ombretti svuocciano benissimo e poi applicate e quindi lo prendo, guardate qua, e inizio ad applicarlo nella terza parte del mio occhio,
saturo bene la palpebra e dopodiché inizio a muovermi verso la piega. Giusto perché non ci basta mai, aggiungo un pizzico di Felicia, che è un rosso mattone, giusto nella parte della piega dove si incontrano i due colori, per dargli un quid ancora più caldo, quasi effetto tramonto. Posiziono colore saturo, poi prendo il mio blender, tolgo l'eccesso sulla mano e sfumo. Ho portato il viola, il Radiant Orchid, anche nella piega, proprio perché voglio questo effetto un po' sunset. Sono bellissimi, questi colori qua sono bellissimi. Poi c'è questo arancio metallico che fa pop. Anzi, dopo voglio prendere un po' di fix e vedere se lo bagno tira ancora di più fuori, anche se anche così sono assolutamente soddisfatta. E adesso prendo l'Ancelot, che è il marrone scuro, e vado a scurire ancora un po' di più la terza parte dell'occhio, più che altro nel punto, vedete, dove si incrocia la mobile e la piega. Ho aggiunto anche un pizzico 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 di nero, perché il nero non è mai troppo, e adesso rifaccio, inizio a utilizzare un po' gli stessi procedimenti rime inferiore. Quindi partiamo da Saga, che ha quel bel marrone caldo che abbiamo usato all'inizio, e bordo la mia rima inferiore. Mi raccomando, collegate sempre la parte superiore e inferiore del trucco in modo che ci sia continuità. Questo punto di marrone è bellissimo. E lascio lo spazietto iniziale davanti libero. Poi, cosa vogliamo fare qua? Vogliamo adesso aggiungere un po' di viola. Quindi, stesso pennello, vado a prendere Victoria, che è Radiant Orchid, e lo vado a stratificare proprio appena appena al di sotto del marrone, per dargli questo alone leggermente violaceo. Piace da morire questo colore. Ecco qua. Poi, pennellino di precisione, questo è il 528, e prendo Amber Queen, che è l'arancio che abbiamo usato sopra, e vado a bordare proprio l'inizio della mobile, anzi, prendo un po' di fix, perché voglio anche poi tamponare la palpebra superiore. Oh, sì. Nel frattempo ho messo matita marrone scura, rima interna, inferiore e superiore, e ho bordato le ciglia. Ora metto un po' di fix sul pennello piatto 515, perché voglio andare a rifinire questo arancio che sfuma di qua, sfuma di là, un po' si perde, e lo vado a tamponare appunto. Oh, ragazzi, il Fix Plus fa sempre differenza. Avrei usato la mia adoratissima Mist & Glow di Mesauda, ma l'ho, ahimè, finita perché l'ho mangiata. Per me è un setting spray meraviglioso, quello lì. Anche quello funziona se lo avete benissimo per intensificare il pigmento e dargli proprio luminosità. Tipo, fermati Giulia. No, vado avanti, perché mi piace la perla. Gli ridò un colpino anche sotto, così si vede bene. Ok, sfumatina generale e abbiamo finito. Punto luce, riprendo lo stesso illuminante che ho usato per il viso, perché in questa palette c'è un dorato, ma lo volevo un po' più meno dorato. Più mi piace molto poi a me abbinare angolo interno e illuminante del viso. Quindi rimetto Platinum. Bello, bello questo qua. Adesso poi lo rinforzo anche sul viso, perché l'illuminante non è mai abbastanza. E poi prendo il mascara Curvy Lash. Io questo non l'avevo ancora aperto, perché ho aperto gli altri di Mesauda e non volevo metterli tutti a mano, ma la mia amica mi ha detto che è fenomenale, perciò ho deciso di provarlo immediatamente. Ha questo scovolino un po' angolato in elastomero. Oh, sì, sì, ci siamo, forza. Cioè, appena torno, no vabbè, Mesauda, un tir di questi, a casa Cova.
Ci ha appena toccato le ciglia. Ma cosa c'ha questo mascara di magico? Ragazzi, cioè, è una passata sola, ma cos'è, uno scherzo? Faccio l'altro turno. Ciglia finte 2.0. Benissimo. Con il pennello 506 vado ad aggiungere un po' del mio adorato blush naked, bellissimo. E diamo un'aggiuntina anche dell'illuminante. Ho dimenticato il pennello dell'illuminante di là, ma il pennello piatto va benissimo. Mi piace molto congiungere la luce in questo modo. Per le labbra ero molto indecisa, avevo preparato delle opzioni, quindi Velvet Kiss 105, poi avevo preparato il Vibrant Glam Diva, che secondo me si presta tantissimo, ma poi avevo preparato il Matte Trans 604 Rich, e secondo me, che profumo, vince lui, quindi applichiamo lui. È il mio colore. E questo è il risultato finito. Io spero di cuore che vi siate state bene qui con me. Doveva essere un Get Ready With Me, ma alla fine abbiamo parlato di trucco, quindi è un tutorial, perciò lo chiamerò tutorial. E per me questa palettina è fighissima e faccio tanti complimenti a Mesauda, bellissima uscita. In più ho scoperto un rossetto fenomenale. E se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile, lasciate un bel pollice in su. Vi lascio comunque tutti i nomi dei prodotti utilizzati qua sotto nell'info box. Un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.